Buonasera a tutti, Tarta Sportivi di Tarta YouTube TV. Siamo su un video, come vedete, dal mio cappello, dalla mia maglia, dal logo, da qualche parte. E siamo subito, parleremo della Juventus Schivo. Lunedì cercherò, lunedì di far uscire sempre questi video sul calcio, sulla Juve, come cercavo di fare l'anno scorso. Non sempre riesco lunedì, perdonatemi. Comunque, grande partita. Mi è piaciuta molto, mi sono piaciuti tutti, anche se all'inizio il modulo sembrava strano, Mandzukic ci ha fatto un po' di difficoltà, però ci stava, ci piaceva, anche se Dybala in partita dovevi mettere però dovevi far riposare, l'Argentina aveva fatto riposare Dybala in partita. Molti hanno criticato il modulo, si è bloccato il risultato, sì, grazie a un autogol, però grazie al fatto che stavamo attaccando sempre noi, stavamo sempre in attacco. Vi faccio notare che c'era il fallo di mano, era volontario, la pompa cercata, là ci stava la munizione, ma stavolta la VAR non il VAR non viene applicato come andrebbe. E va bene, ma non va niente, c'era la munizione, abbiamo segnato, va bene così. Poi secondo me che succede? Entra Dybala, si era rallentata la partita, sembrava che si volesse accontentare del 1-0. Poi è entrato Dybala, boom, l'esplosione, l'esplosione, ha dato una vitalità e una carica a quella squadra, che è una cosa allucinante. Mamma, ha dato una velocità all'azione, proprio al gioco, mamma mia. Quelle perle poi, ma perla da mette quella palla Higuain, la palla, quella palla Higuain, che Higuain non poteva sbagliare. Grandissimo gol di Higuain. E poi un grandissimo gol suo, un'invenzione che altri giocatori, se la sono di altre squadre, altri attaccanti, se la sognano con l'invenzione, mamma mia. E lo volevano dare. Andiamo, state qua, non va al Barcellona, tipo la qua deve rimanere, alla Juve deve rimanere Paolino. Paolino non se ne va al Barcellona. Con capo. Continua a sentire gente, continua a dire, ma l'anno prossimo se ne andrà, l'anno prossimo. Ma perché? Perché se ne dovrebbe andare? Lui ha dichiarato che sta bene. Alla squadra gli fa comodo, segna. Boh. La Juve non credo che abbia bisogno di soldi. Ma il Napoli, quando ha venuto Higuain. Io non penso che se De Laurentiis non avesse avuto bisogno di soldi, Higuain lo faceva partire così. Arriva soldi, ha messo la clausola per lavarsene le mani il Ponzio Pilato. Grande partito. Mo' domani abbiamo la Champions e questa partita, cari amici, sarà la prova del 9, sarà l'esame di questa nuova Juve. Poi vedremo se giocheranno nuovi, penso che giocherà qui no. La scossa credo che giochi. A proposito, grande partita ha fatto, mi è piaciuto molto. Questo sarà l'esame, dicevo, per questa nuova Juve, perché contro il Barcellona, come ha detto il nostro caro Max Allegri, questa non è né una finale, non è né una finale e non è neanche una semifinale. Un'ottava, è solo la prima partita del girone, quindi come va si può sempre recuperare. Però è sempre il Barcellona che stiamo andando ad affrontare. Quindi col Barcellona è sempre una partita più sentita e più importante, invece il duello argentino Messi-Dybala, il futuro contro il passato, diciamo. Quindi sarà molto interessante da come va a finire. Detto questo, ci vediamo al prossimo video dopo quella partita per l'appunto, spero di riuscire a farlo nell'immediato dopo partita, così la commenteremo. Ditemi qui sotto cosa, nei commenti, scrivetemi cosa ne pensate della partita di Toschievo e fatemi sapere le vostre impressioni sui nuovi acquisti della Juve. Ma sono curioso di vedere questo wow adesso, io. Mi dicono essere molto forte, ho visto dei video e mi piace molto.
Ah, poi ditemi quale sarà la vostra, facciamo questo sondaggio, ditemi quale sarà la vostra griglia finale, l'ultima giornata di campionato. Come vedete messo nei milanesi, se vinceremo anche questo scudetto, ma siamo favoritissimi. Vedremo. Scusatemi che non si fa in televisione per ogni atto. Si dà male, sono le corna. Tocco ferro, il microfono che ripeto. Quindi, scusami la vostra critica, perché dopo questo sondaggio, per me per esempio io vedo il Milan che finirà a mezza classifica, l'Inter esattamente 2 posizioni sotto, Napoli secondo e Roma terza, quarta la Lazio vedo io, ecco diciamo così, quarta la Lazio, scusate Bravo. ho dovuto staccare un attimo, mi è squillato il cellulare, sempre nei momenti inopportuni. Comunque, avevo chiuso il discorso, vi invito a lasciare mi piace al video se vi è piaciuto, scrivete i vostri commenti, quello che ne pensate voi nei commenti, vi ho detto la vostra scheda, la vostra griglia finale, l'ultima giornata. E vale sempre l'iscritto di cambio, quindi iscritto nei commenti se volete mi iscrivo al tuo canale, e tu ti iscrivi al mio, chiaramente, iscrivetevi, cliccate la campanella. Così non vi perdete neanche un video. Mi raccomando, se mettete un mi piace al cellulare, cliccate più volte che a volte non prende. Iscrivetevi a fare iscrivere, condividete, condividete, sciocco, che sciocco, ma sciocco. Ah, vi invito a seguirmi sui miei social, che dovrebbero essere qua sopra, se non ricordo male, qua sopra. Iscriviti sul loghetto o sulla scritta sotto, iscriviti. Mando un bacio, un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao gente!